Buonasera, vince l'Elvia Recina con la squadra rinforzata da Pagliarini in difesa e da Mastroianni in attacco, vince contro un avversario di prestigio come l'Atletico Piceno, ma vince anche in maniera molto facile. È stata una delle gare più semplici che io abbia visto in questo scorcio di campionato ed è significativo del fatto che il successo è stato ottenuto, come ho detto, contro una delle migliori formazioni del girone. Questo significa che ha giocato molto bene l'Elvia Recina, ci ha messo del suo, un 4-3-3 molto aggressivo che ha subito messo in difficoltà la difesa un po' lenta e un centrocampo praticamente inesistente dei padroni di casa qui a Martinsicuro in campo neutro, e che ha dato la chance del gol subito a Perrella, scatenato, appoggiato da uno straordinario Ramadori nel suo ruolo di trequartista avanzato, quindi in pratica terza punta, ma all'occorrenza anche uomo di copertura, con Perrella che ha avuto anche la possibilità di consolidare immediatamente il risultato, innanzitutto prima del gol con un palo e poi con un'altra occasione fallita ad un soffio. L'Atletico Piceno ha combinato ben poco, non mi è sembrato messo molto bene in campo, ma soprattutto c'è stato un gap tecnico fra le due formazioni che si è poi espresso ancora più in maniera consistente nel secondo tempo con il gol del raddoppio del solito Ramadori, il quale poi è stato protagonista di uno straordinario gesto di fair play che ho molto apprezzato, ha apprezzato anche il pubblico locale, quando sul 2-0 in una ripartenza contro un Atletico Piceno squilibrato e sbilanciato in difesa c'è stata una superiorità numerica nell'azione offensiva dell'Elvia Recina 4-2, quindi il gol era molto probabile, sarebbe stato il terzo gol. Ramadori si è accorto che un giocatore, un centrocampista dell'Atletico Piceno era rimasto a terra per un leggero infortunio, e anziché dare il passaggio definitivo o andare lui stesso in porta per la conclusione vincente, ha preferito mettere la palla in outline, in fallo laterale, quindi veramente un gesto di fair play di questo giocatore che io continuo ad ammirare come ammiravo quando giocava nella Maceratese.